E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Magic e oggi siamo tornati su Don't Starve ragazzi. Sono davvero contento di come è andato il primo episodio, ha ricevuto davvero tante visualizzazioni, i like, i commenti, sono davvero contento. Mi raccomando, se sei nuovo sul canale ti invito a iscriverti e attivare la campanellina per non perderti nessun video. Lascia un bel like, condividi il video e niente, io vi auguro una buona visione. Ed eccoci qua nel nostro mondo. Allora, avevamo lasciato il nostro Wilson. Intanto è cresciuto un pino proprio in diretta. Avevamo lasciato il nostro Wilson qui al ghiaccio, al freddo, neanche tanto dai, non siamo ancora in inverno e l'inverno sarà davvero tosto ragazzi. Intanto mi accingo a raccogliere ancora un po' di risorse perché non sono mai abbastanza in queste situazioni. Oggi volevo esplorare molto di più la mappa. E voi direte, oh che palle, tutto un video dove cammina. No, no ragazzi, non sarà per niente così, perché oggi voglio entrare nel wormhole. Intanto metto due bastoncini qua perché volevo cucinarmi un paio di carote da portarci dietro. Ne farei un 5 direi, perché 3 me le voglio mangiare subito. Ok, facciamo così, beh a sto punto le facciamo tutte 6 e non ci pensiamo più. Ne mangiamo una, due e tre, giusto per andare via a stomaco pieno. E niente, io direi che l'ascia ce l'abbiamo, il piccone ce l'abbiamo. Mentre lo raggiungo vedo se trovo ancora qualche risorsa interessante, tipo i bastoncini che sicuramente ci serviranno per fare altri attrezzi nel caso ci si rompano in esplorazione. Quindi prenderei anche questo bastoncino e se non mi ricordo male il wormhole era qui da qualche... Eccolo là il nostro amichetto. Arrivo subito. Ho preso altri due bastoncini, siamo pronti e buco del verme. Saltiamo nel buco? Che così suona un po' male ragazzi effettivamente, ma noi saltiamo. Non è stata una cosa sensata da fare, lo so. Vediamo un po' dove ci ha portati, mannaggia. Allora, ci ha portati lì. Io sto cercando di vedere... ok. E noi siamo là in alto. Allora, non ci ha portato lontanissimi. Si potrebbe fare a piedi. Così intanto esploriamo. E vediamo. Oh, qua è la zona. Comunque, mi sono informato un po' di più. Ho guardato altri video. Ho guardato un po' la wiki, ragazzi. Allora, in questi biomi, quello lì della paglia che vedete sulla destra, dovrebbero esserci i mufali. Non i bufali, non le mucche, ma i mufali. Molto molto essenziali, uno per la loro cacca, infatti spero di trovarli perché vicino a casa nostra ci è andata un po' male, non ce n'è neanche uno. Io spero che non sia un altro bioma dove ci sono solo conigli, perché ce l'abbiamo già vicino a casa, due biomi così uguali identici, sì, fa comodo per la carne, però a noi serve un po' di cacca. Bene, vedo che è un bioma molto piccolino, anche esplorandolo tutto, senti come grida il coniglio, mi fa morire. È un bioma piccolino mi pare, esatto, però abbiamo sia a destra che a sinistra, se non ho visto male, due biomi con le rocce. Io le rocce le prenderei, soprattutto l'oro, intanto le rocce. Sì, bravo Wilson, proprio così, guarda, esattamente così, esattamente così, bravissimo. Mettiamoci di qua, magari ha più fortuna. Perfetto, così ha deciso di farcela. A destra sì, a sinistra no. Si vede che non è mancino e non gli piace. Prendiamoci anche dell'oro. Mi sa che mi si rompe il piccone. Mamma mia, giusto giusto in tempo. È già il tramonto, la cosa non mi piace, perché ci siamo appena appena allontanati da casa. Però non è un problema, noi ci faremo un focherello base. Abbiamo la legna. Sapete che non so, esatto, non possiamo farcelo perché ci serve proprio i tronchi, ci servono, vabbè, non penso sia un problema, qua abbiamo vicinissimo, abbiamo un'ascia innanzitutto nuova, esatto, qua abbiamo anche vicini degli alberi, direi di prenderli subito, ok, no, non mi dà più il problema di fare i colpi a vuoto, si vede che si era rincoglionito un attimo, si è calato un po' di troche il nostro caro Wilson. Ok, ho tirato giù l'albero, ho preso il ramoscello lì, tirerei giù un ulteriore albero in modo da avere comunque un po' di legna di sicurezza per la notte. No, per il momento non sono ancora lunghe ragazzi, d'inverno giustamente saranno più corte le giornate e più lunghe le notti, perché come si sa d'inverno le notti si allungano e le giornate si accorciano, mannaggia noi. Siamo al giorno 3 e sembra andare tutto bene per il momento. Qua c'è una stradina, vediamo sulla mappa a che punto siamo. Io direi che potremmo però spostarci verso la nostra base e andrei verso l'alto, verso nord, e vediamo dove riusciamo ad arrivare. Ah mannaggia, qua c'è ancora il bioma maledetto ragazzi. Allora, io faccio una corsa veloce veloce perché ecco, escono i tentacoli, vedete? Vorrei evitarli per adesso, non voglio avere a che fare con loro.
Quindi correrei al volo, intanto mi prendo un'altra canna, non quella che pensate voi, non pensateci. Ecco, è notte, porca vacca, non volevo fare il fuoco da campo qui. Cavolo, ho sbagliato anche tasto dall'ansia, va bene, facciamocelo qua per il momento. Costruisci, è così buio, lo so. A pelo c'era un ragno che è partito, eccolo. Ecco, ho dato anche fuoco, beh, meglio perché ci illumina di più. Però sembrano non avvicinarsi i ragni. Lasciamoli incendiare, lasciamoli dar fuoco. Ok, attacca. Oh, ottimo, questa è una buona cosa. Sta attaccando lui e noi poi ci andiamo a prendere la carne. Ok, non farmi andare troppo nel buio. Andiamo a prenderci anche quelle tele lì che ci fanno molto comodo. Però aspetterei che arrivi il giorno. E il nostro stomacchino è così così. Quindi io mangerei anche queste tre carote. 1, 2 e 3, perfetto. Il cappello in testa ce l'abbiamo, anche se la nostra sanità, come vedo, sta scendendo ulteriormente. Riesco ad arrivarci qua e attaccarlo. Punta gli occhi, dai, attacca, attacca. Se il fuoco continua a farci luce, perfetto. Io raccolgo ancora seta e scappo. Ok, torniamo alla luce. La carbonella, non so cosa serve in particolare. Provo ad aggiungerla al carburante. Ci ha fatto un po' di luce in più. E volendo, senza aspettare il giorno, posso già andare a prendere questa, questo e via, scappiamo. Aia. Mannaggia, quanta vita ci ha tolto, ragazzi. Che rischio. Ok, è giorno, andiamocene. Dobbiamo andare assolutamente via da questo bioma. Spero che ci sia un passaggio, perché non voglio starci un secondo in più. Ok, ho ritrovato la foresta. Uff, meno male, ma ragazzi, non potete capire come mi sono cagato. Guardate con quanta vita ci hanno lasciato. Davvero, con uno sputo di vita. Cioè, se morivamo lì potevamo mangiare. No, abbiamo attivato, se non mi sbaglio, l'altare inizio nel primo episodio, nell'episodio scorso. Chiunque se lo sia perso lo vada a recuperare. Però, cioè, non vorrei sprecarlo in questa maniera per un'esplorazione. Qua ci sono delle tavole e c'è anche un morto, salve. Io le rubo le tavole perché ci servono. E questo qua è un vestito di legno, ok, è un po' d'armatura. Da quel che so, io, vediamo, meglio lui che io, ok, sempre la stessa cosa. Io posso indossare o lo zaino o l'armatura. In questo caso teniamoci lo zaino perché abbiamo comunque dentro le risorse, abbiamo dentro c'è della carne, i nostri attrezzi e tutto. Quindi per il momento, e poi come vedo è al 22%. Qua c'è una stradina in mattoni che potrebbe portare da qualche parte. Guardate cosa ho trovato. Mi sta guardando. Io, se io lo raccolgo, in teoria dovrei... Eccolo lì! Questo qua è il nostro amico Chester. Egregio signor Otto Van Chesterfield. Bellissimo, bellissimo. Allora, chi è Chester, ragazzi? Chester non è altro che una chest, come dice il nome, portatile. Finché avremo quest'occhio nell'inventario, Chester ci seguirà ovunque noi andremo. Può morire, certo. Allora, io metterei dentro le pepite d'oro, così non le perdiamo. Le pigne, perché voglio piantarmele a casa. I tronchi li teniamo. Questa la teniamo. Mettiamo via anche la seta perché è importante. Le bacche le teniamo perché tra poco le mangiamo. E direi che per il momento va bene così. Chester con noi. Oh, guardate che bello, ragazzi. È bellissimo. Oh, qua c'è il wow. Siamo già tornati. No, questo è un altro wormhole. Addirittura due. Facciamo la pazzia con così poca vita. Io direi che ce lo teniamo magari per un altro episodio. Sì, direi proprio di sì, ragazzi, perché non abbiamo vita, non so dove ci tippa e non voglio rischiare di morire così. Allora, continuando per questa strada, ci stiamo avvicinando alla nostra base. Come vedete qua gli alberi sono tagliati, quindi possiamo esserci passati solo ed esclusivamente noi. Ok, se vi ricordate bene, questo qua è il bioma che abbiamo vicino. E niente, io direi andiamo in base e iniziamo a costruirci qualche trappola, perché volevo catturare qualche coniglio per vedere se la loro carne ci ridava un po' di vita, possibilmente. Grazie. E siamo arrivati a casa. Allora, la nostra macchina qua della scienza ci dice, ok, possiamo costruirci delle trappole. Quante? Vediamo, una, due. Vabbè, due trappole sono meglio che niente. Io direi andiamo subito a piazzarle. Allora, Chester per il momento lo possiamo lasciare qua. Allora, lascia cadere così, giusto? Ok, dove io lascio quello rimane anche Chester. Come potete vedere non ci segue più. Secondo me è una cosa davvero molto utile, anche perché l'inventario è davvero molto limitato in questo gioco. Quindi bisogna scegliere bene cosa lasciare, cosa portarsi dietro. Bisogna scegliere cosa raccogliere e cosa non raccogliere. Si sta facendo tardi. Allora, io farei cadere una trappola qua
e un'altra trappolina qua, che tanto li abbiamo visti entrare i coniglietti, quindi non ci sfuggono. Adesso non so se di notte vanno a rintanarsi e quindi li troveremo solo il mattino dopo, non ho la più pallida idea, però li ho visti scappare appena è fatto il tramonto, quindi presumo che sia così. Volevo vedere se potevo farmi il giardinetto, ragazzi, per poter piantare qualcosa. E io direi, facciamoci una cesta, tanto abbiamo trovato le assi vicino a quel morto là, e quindi facciamo così, la posizioniamo e ce la mettiamo. Le ceste le metterei per il momento qua, qua sotto, così, non troppo lontane dal fuoco, che se dobbiamo accedere alla cesta possiamo accederci, perfetto. Qua vedo che gli alberi sono cresciuti, quindi ragazzi io li taglio un attimo tutti e li ripianto. E mi piacerebbe vedere se posso farmi... Allora, non posso farlo perché mi serve l'erba e la cacca. Bene, la cacca, finché io non trovo i mufali, non posso farmela. Allora, accendiamo il fuoco, così mangiamo anche un attimo e poi taglio gli alberi. Nel mentre che tiro giù gli alberi, ragazzi, intanto mi sono rifatto tutti gli attrezzi nuovi, perché il piccone ci si era rotto, l'ascia mi si è appena rotta. Guardate, manca il 5%, quindi mi si rompe praticamente adesso, al prossimo albero che vado a tagliare. Però non è un problema, l'ho rifatta, dovrebbe equipaggiarla in automatico, esatto. Ha perso l'audio del tagliare la legna, ma vabbè, bug, piccoli bug del gioco. Vi ricordo che è il gioco sul cellulare, quindi qualche bug ci può stare, ma non è un problema perché intanto noi parliamo. Probabilmente il prossimo video tornerà una vecchia serie sul canale che ho rivisto, mi è venuta davvero tanta nostalgia e voglio assolutamente ricominciare e riportare quella serie. La ricominceremo da capo, non vi spoilerò che cos'è. Se avete un'idea magari fatemelo sapere sotto nei commenti. E intanto siamo arrivati al giorno numero 5. Allora, il giorno numero 4, ragazzi, oh guardate, sta crescendo la barba a Wilson. Ah, ecco cosa, ecco perché il rasoio diceva taglia la tua vecchia barba. Bellissimo. Allora, se non mi sbaglio, allora la pala qua, con questa noi possiamo anche togliere, esatto, ci dà un ulteriore tronco. Molto bene, perché ci servono comunque i tronchi. E vediamo un po' se con la nostra macchina della scienza possiamo fare qualcosa. Io qua ho visto anche che c'è anche il motore di alchimia. Mi servono 4 assi, 2 pietre, forse le pietre levigate, non lo so, e 6 di oro. Allora, l'oro, se non mi sbaglio, ce l'aveva il nostro Chester. Quanto oro? 2 solo. Facciamo così, ci facciamo un bel giretto nella nostra zona della pietra, tanto il piccone ce l'abbiamo, recuperiamo l'oro, facciamo le assi, la pietra, i nostri coniglietti, è vero, uno l'abbiamo preso. Allora io rimetterei giù la trappola, cambiamo magari buca, mettiamola qua sotto. Facciamo così, perfetto. Quando torniamo sicuramente il coniglio c'è. Dicevo, ci facciamo quella nuova macchina lì, vediamo che crafting ci sblocca e direi che possiamo concludere l'episodio. Ed eccoci arrivati. Allora, iniziamo a prenderci un po' di oro. Nel prossimo episodio, giuro, dobbiamo assolutamente trovare i mufali, ragazzi, perché ci serve la cacca. Non possiamo andare avanti a mangiare bacche, muschi, licheni e carote, però ci serve assolutamente la cacca per poter coltivare, e a volte dalle coltivazioni possono uscire delle zucche, possono uscire delle zucchine, può uscire davvero di tutto. Quindi spero davvero di trovare quei maledetti mufali, anche perché fanno molto comodo durante degli attacchi, perché se noi andiamo da loro ci difenderanno, diciamo che possiamo sfruttarli come difesa, anche perché in questo gioco, soprattutto in questi mondi delle ombre, non c'è nessuno che ti difende, siamo da soli nel nulla, nel buio. Prendiamo ancora un po' di pietra, per favore. Quanto oro abbiamo? Ok, 5 più quelli che abbiamo a casa, ho finito il piccone, però ne posso fare un altro. Sbaglio sempre il tasto. Ecco qua, e quindi prendiamoci anche queste ultime rocce qui. Facciamo così, roccia, roccia e roccia, perfetto. Direi che possiamo tornare a casa e costruire la nuova macchina. Ne stavo approfittando per raccogliere ancora un po' di oro, giusto per non annoiarvi. E qua vedo qualcosa di strano. Fiore malvagio, un arpione? Dammelo subito, questa è un'arma da di... Oh, cosa sono? Chi sono? Perché? No, via, mi sta inseguendo. Ah, cos'è? Ok, non mi sta più inseguendo. Che cavolo erano? Cos'erano, ragazzi? Vi prego, ditemelo nei commenti. Erano lì in alto. Prossimo episodio andiamo a vedere assolutamente che cos'erano.
penso sia il caso di muoversi a tornare a casa, perché è esattamente il tramonto. Quindi dobbiamo fare in fretta, facciamo una bella corsa, vediamo se abbiamo catturato un altro coniglietto. Ciao coniglietto, vai, bam! Posso picchiarlo? Dai, picchialo mentre corri. Oh ragazzi, l'unica cosa brutta è questa: mentre corre Wilson non attacca, deve per forza fermarsi e attaccare. Guarda, vabbè. E niente Wilson, niente coniglietto, quindi ne abbiamo solo uno, ci basta, ci avanza, ce l'abbiamo qua. Io direi uccidiamolo, non guardate ragazzi, copritevi gli occhi, benissimo. Morto, abbiamo la carne. Oh, e invece guarda qua, coniglietto, molto bene, uccidiamo anche questo, copritevi gli occhi. Successo niente, perfetto. Mettiamo giù ancora la trappola e andiamo al campo base. Sto raccogliendo ancora un po' di bacche al nostro Wilson, perché giustamente se le deve mangiare. Abbiamo solo due bisteccozze di coniglio e poi domani cosa si mangia, poverino. Siamo comunque arrivati al nostro campo base. Accendiamo subito immediatamente. No, possiamo aspettare ancora un minutino per il fuoco. Però direi che, stavolta ho schiacciato il pulsante giusto. Ora possiamo costruirci, non è vero. Dobbiamo farci prima le assi qua. E cosa mi chiede per fare le assi? Qua, la legna, vabbè, ce l'abbiamo, facciamo uno. Me ne chiede un bel po' però, due. E intanto è l'alba del sesto giorno. Non l'ho ancora fatta perché, ecco, questa mi serve. Non trovavo questa, mi serve la pietra la pietra intagliata. Perfetto, eccoci qua. Ora dovremo poterla costruire. Vediamo un po'. Posizioniamola, bella. Non so che cosa sia. E direi di posizionarle vicine, le macchine, qua così. Vediamo cosa ci sblocca. Casco da football, il vestito in marmo. Madonna, il vestito in marmo deve pesare 20 kg, Dio santo. Poi ci ha sbloccato colpo di dardo, il boomerang. Bene. Trappola dentale, ma bellissimo. La gabbia per i pennuti, interessante, possiamo catturare gli uccellini. Ok, ci ha sbloccato un po' di cose, devo dire. Mentre il nostro caro Wilson mangia, ragazzi, io vi dico che per questo episodio è tutto. Vi ringrazio per essere rimasti, spero di vedervi anche in un prossimo video. Mi raccomando, non perdetevi la prossima serie che inizierà, perché sarà una grande sorpresa. Mangiamoci anche qualche vacca, intanto gliele cuciniamo. E niente, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel pollicione, commentate, iscrivetevi, condividete il video, facciamo mangiare il nostro Wilson e noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao ciao!